Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi le pastiglie TRW usate in questo video nel link nella descrizione. Spegni il veicolo. Tira il freno a mano. Tira la maniglia di sblocco del cofano e apri il cofano. Apri il serbatoio del liquido dei freni. Allenta i bulloni delle ruote anteriori. Solleva la parte posteriore del veicolo. Posiziona il veicolo sui cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare il nostro tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Per sostituire le pastiglie posteriori del tuo veicolo, è necessario smontare le ruote per un accesso completo. Non dimenticare di far scorrere le ruote sotto il veicolo. Prima di cominciare, sblocca il freno a mano, altrimenti l'operazione sarà impossibile. Allenta la pinza del freno. Per farlo, usa una chiave inglese da 13 e una chiave inglese da 15 e rimuovi le viti a colonnetta. Prepara un elemento stabile e rialzato in modo da poter posizionare la pinza quando quest'ultima viene rilasciata. Rimuovi la pinza. Rimuovi le pastiglie. Per fare ciò, falle scorrere via dal disco. Usa un cacciavite piatto per rimuovere le molle antirumore. Con una spazzola metallica, pulisci le estremità del supporto dove scorrono le pastiglie. Bisogna verificare lo scorrimento delle viti a colonnetta, lo stato delle viti stesse e delle gomme di protezione. Se sono usurate, conviene sostituirle. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Spingi dentro il pistone. Per questa operazione è indispensabile avere uno spingipistone, un attrezzo specifico che consente di spingere il pistone, ma anche di farlo ruotare su se stesso per ripristinare il regolatore del freno a mano. Prendi le molle antirumore fornite con la confezione. Posiziona le nuove molle antirumore sul supporto. Trovi i pezzi e i prodotti TRW utilizzati nel video nel link nella descrizione. Prendi le nuove pastiglie. Inserisci le nuove pastiglie nel supporto, facendole scorrere. Metti a posto le molle delle pastiglie, in modo che siano parallele alle pastiglie stesse. Adesso rimetti a posto la pinza e riavvita le viti a colonnetta. Non dimenticare di inserire le nuove viti fornite in dotazione, che sono pre-rivestite di frena filetti. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Adesso puoi ripetere l'operazione dall'altro lato. Poi potrai rimettere a posto le ruote del tuo veicolo e rimetterlo a terra.
prima di mettere in moto, non dimenticare di riavvitare il tappo del liquido dei freni. Attenzione! Prima di tornare a usare l'auto, accendila. Trattandosi di un veicolo con freno di stazionamento elettrico, è essenziale premere il pedale del freno prima di azionare il freno a mano. Guida in modo fluido e senza frenate brusche per i primi 50 km, per evitare che le nuove pastiglie si ghiaccino. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Yustool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.